hackathon di tante persone che si sono formate nel campo dell'agricoltura, e proprio di agricoltura del futuro si parlerà oggi a Milano. In questo antico monastero di San Michele all'Adige, 140 anni fa, nasceva la scuola agraria con annessa stazione sperimentale fondata da Edmund Mach, un ricercatore con una carriera di esperto in chimica agraria ed enologia. Mach tracciò le linee e definì l'impostazione didattica e di ricerca che nel 2008 vennero a creare i presupposti per la trasformazione dell'antico istituto agrario in moderna fondazione. L'odierna Fondazione Mach si pone degli obiettivi di alto livello nello sviluppo della gestione del settore agroalimentare, forestale e dell'ambiente. Adesso il pullman è estremamente silenzioso perché dopo essere saliti puntualissimi a bordo c'è il momento del riposo fino a quando spunterà la luce del sole, però c'è tanta emozione e la cerimonia che si terrà alle 11 presso il padiglione Italia è di grande importanza non soltanto per le persone qui presenti ad accoglierci, a presiedere questa riunione. Ci saranno il presidente della Fondazione MAC, Andrea Segre, e l'assessore provinciale all'agricoltura, Michele Dalla Piccola. In quell'occasione si parlerà delle 3 A che caratterizzano questa istituzione: alimentazione, agricoltura, ambiente. E buongiorno allora a Marco Darri, che è il preside dell'Istituto Agrario di San Michele. Ora il giorno comincia a farci un pochino più luminoso, quindi siamo pronti per andare a Milano. Le chiedo, ha riconosciuto qualcuno degli ex studenti? Ma appena entrato in pullman subito già ho riconosciuto alcuni che sono anche più anziani di me, ma che comunque sono amico e li conosco da tanti anni. Ma ho visto anche dei miei allievi che hanno finito diversi anni fa quando io insegnavo, ed è stata una bella sorpresa. Adesso preside, prima insegnante, ma lei è stato anche uno studente, sì, dell'istituto. Penso di aver passato più anni a San Michele che non a casa mia, prima nella mia famiglia e nella famiglia nuova, dopo sposato, ma penso che se calcolo gli anni vissuti, il tempo passato a scuola rispetto nella famiglia, è più quello che ho passato a scuola. Se c'è stato così tanto tempo, evidentemente le piace come ambiente. Cos'è un pochino una caratteristica per lei di questo posto? Ma io direi che io mi sono innamorato fin dal primo giorno che sono entrato, quando ancora avevo 14-15 anni in prima, no? Il primo anno, e ho subito trovato degli insegnanti che mi hanno fatto innamorare della scuola e del tipo di materie che in quella scuola si insegnavano. E credo che è stato quasi un automatismo per me poi fare di tutto per rimanere lì e sviluppare anche la mia carriera all'interno. Chiaramente mi sono assentato negli anni dell'università, però già con l'idea di tornare, perché lì ho visto che era la mia passione, la mia vita. Uno dei protagonisti di questa gita è don Renato Scott, 38 anni all'Istituto Agrario di San Michele come insegnante di religione. Allora, don Scott, ha ritrovato tante facce conosciute. Sia stata una bella soddisfazione per me incontrarmi con degli studenti, per esempio Fausto Peratoner, con la sua moglie Cinzia Giacomoni, è proprio in prima fila, e 38 anni fa loro frequentavano la quinta del corso specializzato in viticoltura ed enologia, per cui... E li ha ritrovati oggi. Lei deve essere uno anche un po' fisionomista, è vero? Ma io mi medesimo, mi viene spontaneo, e conoscere le persone, conoscere il loro nome e dopo la provenienza è una cosa che mi viene spontanea, per cui se non conosco le persone direttamente, sa come Napoleone, no? Napoleone chiamava i soldati per nome, è per questo che vinceva tante battaglie. E lei fa lo stesso, dicevamo 38 anni all'Istituto Agrario, ci vuole dare un'idea di questi, dei tanti ricordi che avrà accumulato negli anni, che tipo di ambiente era per lei? E per me è stato un ambiente molto positivo, perché ho avuto la sensazione di essere stato proprio accolto subito dagli studenti. Avevo
avevo 37 anni. E io so che lei ci ha portato anche delle immagini che ricordano alcuni istanti di questi tanti anni trascorsi nell'istituto. Ce ne vuole far vedere qualcuna? Questa per esempio? E questa per esempio rappresenta una classe che parte per Roma. E qua si vede l'assalto ai pullman, sono gli ex studenti dell'istituto che oggi vediamo così precisi, formali, istituzionali. Sono stati ragazzi anche abbastanza scatenati anche all'epoca, o lei riusciva a tenerli a bacchetta? Erano anche un po' scatenati perché erano prevalentemente maschi. Va bene, allora sai, i gruppi devono trovare dei pretesti per comunicare tra di loro. E quando ci sono le ragazze, allora c'è il corteggiamento. E si tengono un pochino. E lì allora molto lavoro è già sistemato, no? Con la presenza femminile, come abbiamo adesso all'istituto, abbiamo tantissime ragazze, sono centinaia le ragazze. A proposito di ragazze, io vedo una foto molto bella, si vede dalla pettinatura dell'acconciatura di qualche anno fa. Le ragazze ci sono sempre state e sono sempre state anche così contente di essere all'istituto oppure no? Sempre state le ragazze, però erano un po' riservate, no? Perché magari c'era una ragazza sola in una classe. Adesso ci sono delle classi dove sono la maggioranza le ragazze, proprio 15-16 femmine, no? E allora l'istituto ha cambiato completamente fisionomia. Questo è anche una cosa molto bella, importante. Un'ultima fotografia che io le chiedo di commentare è questa. Noi abbiamo qua in questa bella fotografia uno dei tanti ritrovi, quindi i ritrovi e i legami esistenti fra le persone dell'istituto sono coltivati nel tempo, è vero? E questo è interessante perché l'istituto agrario proprio costruisce dei legami, sa perché la campagna, il vino, va bene? E dopo le vacche, i frutteti, sono esperienze che legano le persone tra di loro. Hanno anche c'è un'associazione ufficiale anche che si chiama UDIAS, Unione Diplomati Istituto Agrario San Michele, è una struttura che riunisce periodicamente ogni due mesi. Adesso per esempio c'è in ballo una castagnata. E ritrovarsi è sempre un piacere? Non ci si accorge neanche del ritrovarsi perché si vive un contatto continuo, è un'esperienza veramente straordinaria. Questa qui poi anche dell'Expo è una cosa proprio molto speciale e bella. Mi pare che c'è stata una bella risposta da parte degli studenti. L'Istituto Agrario di San Michele è il punto di partenza anche per tante carriere diverse e qua abbiamo due ex studenti che hanno scelto come destinazione l'università. Cominciamo con la signora Roberta Weber, che attualmente è all'Università di Bologna. Roberta, buongiorno, che cosa fa all'Università di Bologna? Sì, proprio così, dopo i 6 anni di San Michele, dopo aver fatto enologia a San Michele, mi sono iscritta ad Agraria a Bologna, dove ho intrapreso la patologia vegetale come carriera e attualmente lavoro in un laboratorio proprio dell'Università di Bologna dove mi occupo di ricerca sui virus e fitoplasmi della vite. Secondo lei l'esperienza e il tipo di formazione che ha ricevuto dall'Istituto Agrario sono state sufficienti, sono state un buon strumento per affrontare il mondo dell'università? Assolutamente sì, San Michele mi ha proiettato verso il mondo universitario, non ho avuto alcuni problemi e anzi sono stata agevolata nella mia carriera universitaria e lavorativa. Quindi buona formazione, ma evidentemente non solo se si trova qui per la gita degli ex studenti. Come mai oggi è qui? Sono qui perché era un'occasione unica per rivedere vecchi compagni, ma anche docenti e conoscere anche nuove persone che hanno frequentato l'istituto come me. Allora un'occasione anche per ritrovare i vecchi amici e conoscerne di nuovi. Sentiamo l'altro ex studente che appartiene invece ad una classe precedente, al Ruggero Osler, che invece ha trascorso gran parte della sua vita professionale presso l'Università di Udine. Ci vuole raccontare qualche cosa di questa sua carriera? Sì, ben volentieri. Io a San Michele ho finito la prima classe di San Michele all'Adige. E poi un vecchio professore, Sergio Ferrari, che voi lo conoscerete di certo,
ho avuto la richiesta da parte del preside della Facoltà di Agraria di Milano di uno studente che fosse innamorato della patologia vegetale, e quello ero io, per fortuna. E quindi... Che anno era? È il 63. E da quell'anno mi sono spostato a Milano, ho fatto 5 anni di laurea ovviamente, e poi il preside mi ha tenuto come ricercatore del CNR allora. E poi avevo sempre avuto io la passione non solo della ricerca ma anche dell'insegnamento. Al CNR si fa più ricerca che non insegnamento, e allora mi sono spostato a Udine, dove ho avuto la cattedra di patologia vegetale, dove ho insegnato per 33 anni di patologia vegetale. Quindi un amore molto lungo e che è durato nel tempo, quello per la patologia vegetale, una professione che le ha dato anche delle buone soddisfazioni? Sì, certamente, lei ha colto proprio una grande verità. Mi piace solo ricordare un fatto, che grazie a questo fatto ho potuto passare un anno per esempio a Berkeley, California, sempre occupandomi di malattie delle piante, di vettori, di epidemie, perché devo confessare, io ho molta più passione per la patologia vegetale, per l'epidemiologia, l'ecologia, che non per le ricerche tipiche soltanto di laboratorio. È un difetto, ma di questi anni potrebbe diventare un pregio, perché tantissimi dei miei colleghi più giovani si sono ormai dedicati e si stanno dedicando quasi esclusivamente a lavori di laboratorio. Oggi la vediamo qui però non in veste professionale ma come ex studente. Per lei quali sono le emozioni di ritrovare i vecchi conoscenti e di conoscere le nuove leve invece dell'Istituto Agrario? Entrambi sono affascinanti. Abbiamo parlato prima con la collega e abbiamo capito che abbiamo la stessa passione, per esempio, cioè, avremo 50 anni di differenza ovviamente, ma addirittura stiamo facendo una ricerca comune su una malattia della vite che sta diventando molto importante anche in Europa, e quindi mi ha fatto molto piacere incontrarla. Expo, destinazione raggiunta, e c'è un fiume di gente che si accalca verso i cancelli. Bisogna prendere il biglietto, ovviamente bisogna premunirsi prima del biglietto, bisogna passare i controlli di sicurezza, e c'è gente che corre perché la coda è veramente tanta in questi ultimi giorni di Expo 2015. Palazzo Italia, nel cuore del padiglione Italia, è stato progettato da Nemesi & Partners dopo una competizione internazionale. Le forme, si vede, sono molto audaci, e l'edificio, ricoperto da una pelle ramificata, vuole richiamare i due concetti di primitivo e di tecnologico. Questo edificio, che misura 13.200 metri quadri, si sviluppa su 6 piani. Noi adesso andremo al primo piano dell'auditorium per la cerimonia della riunione. Nutrire il pianeta, energia per la vita, il cibo tira, attira, rende, diciamo, tutti molto partecipi, non soltanto perché mangiare è un'esigenza che deve soddisfare un bisogno primario ineludibile, ma perché attorno al cibo, all'agricoltura, dunque all'alimentazione, all'ambiente, le 3A che in qualche modo poi legano anche la nostra attività, semplificando molto, sono non solo il nostro futuro, se è vero che parliamo a livello planetario, fra qualche anno, dicono nel 2050, le proiezioni saremo 10 miliardi, non so come hanno fatto queste proiezioni, e dovremo tutti in teoria almeno mangiare e bere, e noi sappiamo bene che veniamo da questo campo, che l'acqua si beve, è vero, è importante berla molto, anche nel vino peraltro, come sappiamo bene, c'è acqua, però c'è soprattutto nel cibo, il 70-80% dell'acqua nel mondo è a uso agricolo, diciamo. Allora, se questa è la prospettiva, è chiaro che anche
quello che noi facciamo, fra virgolette, in piccolo, cioè la prospettiva di nutrire un pianeta che crescerà dal punto di vista demografico, lo sappiamo da queste stime, 10 miliardi nel 2050, però il consumo alimentare poi va in due direzioni, nel senso uno dipende evidentemente dalla demografia, lo sappiamo bene, aumentano gli stomaci, saremo molti di più, però è legata anche molto al portafoglio, cioè all'economia, e in questa fase, diciamo, che vede il mondo in, diciamo, crescita demografica e decrescita economica, niente a che vedere con la decrescita, peraltro quella che si sente un po' in giro, ecco, sappiamo bene che dall'economia, poi dal nostro reddito, il passaggio al consumo alimentare è abbastanza, diciamo, diverso, e sappiamo bene che se l'economia cresce, se aumenta il reddito pro capite, poi noi cambiamo la nostra dieta. E la cambiamo in funzione di tanti, diciamo, elementi che sono legati proprio alle dinamiche del consumo. E allora in questa prospettiva il nostro ruolo, ripeto, in quarta, mi verrebbe da dire, in piccolo, in una fondazione dove, caso credo unico, sicuramente in Italia, ecco, non voglio dire in Europa o nel mondo, perché non ho gli elementi, dove in uno spazio molto ridotto, in una storia che è partita, e lo sapete meglio di me, dal 1874, perché dove trovi un posto che ha l'istruzione, la formazione dall'istituto, ma non soltanto, in campo agricolo, fino a spingerci, diciamo, molto in là, in quello che noi chiamiamo in realtà educazione, cioè i corsi universitari e poi il dottorato di ricerca, e lì, diciamo, mi vorrei poi fermare un attimo su quelle che sono le prospettive rispetto a quello che avete letto probabilmente tutti o sentito nell'accordo con l'Università di Trento, e dove hai un centro di ricerca e di innovazione, peraltro con un esercizio credo anche così molto avanti, che si fa valutare dall'Agenzia Nazionale che fa la valutazione poi in realtà delle università e degli enti vigilati dal Ministero, ce ne sono evidentemente altri anche molto più grossi e importanti del nostro, pensate all'Enea, pensate al CNR, e che da questa valutazione risulta in alcuni campi importanti, la chimica, la biologia, l'agraria, diciamo, al primo posto, ma questo senza voler adesso fare delle classifiche, dove ci sono ben 44 abilitazioni all'insegnamento universitario in prima e in seconda fascia. Io ho fatto per molti anni in realtà il preside di una facoltà che era ed è ancora, credo, spero, la prima nelle classifiche, la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, ecco, non ho mai visto in fila, diciamo, un numero di abilitati così elevato. Allora questa è già una comunità in realtà notevole anche in termini di numeri, in termini di ettari, in termini di scoperte scientifiche, in tanti termini, e quindi ci è parso così interessante, bello forse, anche se forse faticoso visto il viaggio e la gente che c'è, farlo qui quest'anno, ma io mi auguro che ci siano le condizioni per poter fare una sorta di giornata annuale dove, e lì se la faremo ovviamente a San Michele sarà più facile da tutti i punti di vista, chi è stato con noi, chi si è diplomato, chi si è laureato, chi ha fatto il dottorato può portare la sua esperienza in una crescita che credo poi alla fine ci darà, io lo spero per davvero, soddisfazione a tutti. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata. Tra le persone presenti a MAC2 Expo abbiamo anche Walter Eckli, che con l'Istituto Agrario di San Michele ha una lunga storia, è stato docente di tedesco per molti anni e anche responsabile della comunicazione per l'istituto stesso. C'è un ricordo particolare che le torna alla mente con una certa emozione. Allora, per me l'Istituto Agrario è stato veramente una seconda famiglia, mi sono trovato molto bene, è stato un piacere lavorare all'Istituto Agrario. Diciamo che questo è veramente un privilegio, che quando uno va a lavorare volentieri, diciamo che è un privilegiato, e quello sono stato per diversi decenni. Ricordo parecchie cose all'Istituto Agrario, ricordo comunque in particolare un fatto, ovvero
che sia stato possibile proporre delle cose che altrove magari sarebbe stato difficile realizzare. Invece all'istituto le proposte venivano accettate ed è stata questa la forza dell'istituto. Faccio un esempio, per esempio il tirocinio in Germania per gli studenti del corso S, altrove sarebbe stato impossibile. All'istituto mi hanno dato carta bianca e nel giro di poco tempo siamo riusciti a imbastire con i tedeschi, che sono dei partner affidabili, un rapporto che tuttora esiste e sta dando dei frutti, se pensiamo che ormai sono passati quasi 34 anni da allora e la cosa funziona ancora bene, diciamo che non è male. È andata molto bene, direi. Quindi si potremmo dire o è spingere troppo che ricerca e innovazione sono stati applicati anche al campo della formazione per rendere questo istituto sempre più unico? Assolutamente sì, e vedo che anche attualmente il preside Darri sta lavorando veramente molto bene proprio in questa direzione. Direi che questa è la forza dell'istituto agrario e fanno molto bene a proseguire in questo solco. E oggi noi la vediamo qua perché vuole rimanere in contatto con questa istituzione che comunque fa parte della sua vita, ci dice. Ogni volta che mi invitano, io se non ho proprio degli impegni inderogabili, partecipo sempre molto molto volentieri. Sono tante le generazioni che si riuniscono oggi qui per MAC2Expo, questa riunione degli ex studenti dell'Istituto Agrario di San Michele, e qui abbiamo uno dei protagonisti della nuova generazione, Alberto Maria Cattaneo, benvenuto. Grazie. E Alberto, ci vuoi raccontare perché sei qui? Oggi vieni premiato, è vero? Sì, io ho iniziato un percorso di dottorato con la Fondazione MAC in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Mi sono occupato principalmente della identificazione di nuove strategie di controllo per insetti infestanti in agricoltura, principalmente due specie di interesse agrario molto importante per la provincia di Trento, che sarebbero la tignola della vite e la carpocapsa del melo. E abbiamo studiato i sistemi di recezione di composti e di feromoni per questi insetti a livello molecolare. E abbiamo anche identificato nuovi composti che si possono applicare in agricoltura per riuscire in un certo senso a premiare nuove strategie di controllo. Quindi attraverso la tua tesi tu hai analizzato e studiato come combattere i nemici dell'agricoltura con cui chi si occupa di questo settore si deve normalmente confrontare. Sì, in un certo senso sì. Principalmente abbiamo puntato per lo più anche a trovare delle strategie ecologically friendly, quindi dei sistemi molto più vicini ad un impatto sull'agricoltura e sull'ambiente molto basso, e quindi sviluppare dei nuovi prodotti comunque che si potrebbero in un certo senso applicare cercando di limitare al minimo l'impiego di composti chimici. La sostenibilità, prima parlavi di eco-friendly, la sostenibilità in agricoltura è una delle parole chiave, una delle cose a cui non si può rinunciare nella ricerca attuale? Assolutamente, non bisogna rinunciare alla sostenibilità in agricoltura perché è molto importante puntare a delle nuove strategie che riescano in un qual modo comunque ad avere l'impatto più basso possibile, soprattutto di fronte a degli impieghi che cercano in un certo senso di aumentare sempre di più la produttività. Quindi se noi vogliamo controllare certi infestanti è meglio farlo integrando delle strategie di controllo, possibilmente anche trovando qualcosa di nuovo che si possa combinare con strategie già esistenti. È quello che è puntato in un certo senso la mia tesi. Ho avuto la possibilità con la mia istituzione anche di identificare nuovi laboratori e comunque spostarmi anche in ambienti. Sono stato alla University of Florida e anche alla Swedish University for Agricultural Science in Svezia, e quindi abbiamo un circuito, diciamo, di partnership molto interessante attraverso il quale comunque sono riuscito a crescere professionalmente, anche pur essendo in un certo senso stato il mio punto di partenza, cioè, quindi ho appena iniziato, quindi vedremo come sarà il futuro della mia ricerca anche a livello professionale. Quindi avanti verso nuovi successi. Sì, assolutamente, assolutamente, più avanti possibile.
Presidente, ci aiuti a capire l'importanza di eventi come questi, la continuità di una scuola che ha fatto della formazione in questo campo la sua cifra. Ma sì, mi pareva interessante in un contesto come questo, Expo, grande successo, tema cibo, nutrire il pianeta, non poter dire alla nostra, tutte questi anni, queste generazioni di studenti che si sono anche addottorati poi alla fine, oltre a essersi diplomati, per far vedere questa continuità, perché se la parola che si usa oggi, sostenibilità, vuol dire guardare il futuro usando al meglio le risorse che abbiamo oggi, beh, noi le abbiamo, queste risorse intellettuali importanti, le mettiamo a disposizione non soltanto del nostro territorio, ma mi verrebbe da dire siamo in un'esposizione universale per il mondo. Questo è importante, noi siamo un'istituzione come Fondazione MAC basata sul territorio con una lunga tradizione, ma i cui risultati, le cui ricerche possono essere importanti per tutti. Direi proprio di sì, il fatto che si debba tenere alta la ricerca, che poi spesso, non sempre, ma cade in basso, dove c'è la terra è bassa per l'appunto, ecco, ci fa capire quanto un contesto come il nostro, credo unico, perché non solo c'è la ricerca e l'innovazione, che è un centro, che peraltro è il primo valutato fra gli enti non vigilati dal Ministero, questo non è per dondolare delle medaglie, io l'ho diciamo ereditato, bisogna mantenere questo livello, ma dove trovi un posto dove c'è la formazione fin dall'inizio, cioè l'istituto agrario, il corso di laurea e adesso finalmente lo potremo, come si dice in gergo tecnico, erogare direttamente noi con il nuovo accordo appena sottoscritto con l'Università di Trento, il Centro Agricoltura Alimentazione Ambiente. E dove trovi un altro luogo dove si fa anche il trasferimento tecnologico, cioè la consulenza degli agricoltori e la sperimentazione? Dove trovi un luogo dove c'è un'azienda agraria di 120 ettari, 60 a vite, una cantina? Ecco, potrei andare avanti, ma è veramente questa unicità dimostra che diciamo in un campo come il nostro, che riguarda agricoltura, alimentazione e ambiente, quindi dal produttore al consumatore a noi, si possa fare veramente molto. Questo credo che sia non solo il futuro per il mondo, come si è detto in tutte le salse qui ad Expo, ma anche del nostro territorio. Un'ultima battuta sull'agroalimentare: si studia come produrre meglio. La parte di sostenibilità è molto importante per la vostra istituzione? Assolutamente sì, deve essere sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Le ultime due sono quelle più sentite adesso, ma se prendiamo il mondo agricolo e non diamo una sostenibilità economica a chi produce, stiamo parlando veramente di nulla. E quindi il nostro sforzo davvero per tornare al territorio è di dare quelle risposte ai produttori in modo che la loro produzione sia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Pensiamo all'agricoltura promiscua che c'è nel territorio trentino, quindi a diretto contatto con i cittadini, ecco, però bisogna che siamo in grado, capaci di dare anche una risposta economica. Se troveremo questa combinazione del nostro sforzo, allora il risultato sarà veramente sostenibile. La cerimonia è finita ed ora è tempo per i partecipanti dell'Istituto Agrario di San Michele e gli ex studenti di visitare Expo e vedere cose veramente particolari e uniche, come ad esempio l'albero della vita alle mie spalle, simbolo di femminilità e di natura primigenia. Ci sono tante cose da vedere in questa esposizione, la folla è sempre più importante e quindi la giornata è anche dedicata all'osservazione e a godersi questo panorama veramente unico. Dopodiché sarà tempo di ritornare a casa fino alla prossima riunione. Ci colleghiamo ora con la nostra inviata speciale, nonna Nunzia, che si è recata per noi nello spazio. Nonna Nunzia? Sì, eccomi qui! Nonna Nunzia! Signorina! Sono,
È inutile che la si guarda in giro perché sono Eccola. Nello spazio, l'ha detto anche lei. L'annunzia ma a te la linea. Ma chi è che fa i provini qui a ste matelate? Va bene, eccoci qua, cari amici del Tapirugant, come potete notare mi trovo sulla Suyusu, sulla Prince, della, come si chiama la chi, l'astronave, fin poco fa abitata da...